fa freddo? No, non è venuta via la macchia della maglia, non me ne sono accorta perché sto diventando cieca. Io nel 2004 ho iniziato a sentirmi male. Le stesse cose che facevo un mese prima non riuscivo a farle più il mese dopo. Patrizia ha la sindrome di Sjogren. La marijuana l'aiuta, ma siamo pur sempre in Italia. Io per 7 anni ho portato le stampelle e carrozzina, stampelle e carrozzina. Da quando uso la cannabis sono riuscita a levare le stampelle. Io non sento dolore quando la uso. Se io smetto un mese, tu mi ritrovi nel letto, non mi muovo più. Te l'hanno data? Me l'hanno data però senza farmi il foglio, perché qui in Italia ancora il foglio non si può fare. Cioè, e allora che vuol dire? Ti hanno detto guardi... Sì, farne uno, valla a comprare, mi hanno detto di fare proprio così, valla a comprare di contrabbando perché io il foglio non te lo posso dare, però farne uso. Perché in Italia Non è consentito, però l'oppio e la morfina me la danno, che è peggiore credo, no? Nonostante questo, troviamo il modo di scherzarci sopra. Me la fumo, sì, però a me non mi fa l'effetto che fa un altro, perché per me è una pasticca. Io non provo niente, neanche quello, capito? Questa è una sfiga, però. Sfigata fino all'ultimo, ho iniziato a 45 anni e mi ritrovo a fumare senza sentirne neanche i benefici, sai? Mi dispiace, questa è una seconda malattia. Ti giuro, è una seconda malattia, io non sento niente. Com'è la malattia? Va, è progressiva, sì, dovrebbe andare a peggiorare? Sì, io finirò come un vegetale nel letto. Ma insomma aspettiamo. Questa è la fine, no, si sta avvicinando. Ancora no. No, si sta avvicinando.